Beh, una persona che soffre di bipolare è sicuramente l'unica cosa che, insomma, non dovremmo mai dire, ma sì, dai, passerà, oppure, ma sì, dai, siamo tutti un po' bipolari. Sì, io sta cosa, ragazzi, proprio, c'è cioè, un continuo. Sono Rebecca e soffro di disturbo bipolare di tipo 1. Il disturbo bipolare è una malattia mentale ed è caratterizzato da gravi oscillazioni dell'umore. Si possono avere gravi depressioni oppure stati maniacali di euforia. Esistono principalmente tre tipi di disturbo bipolare: disturbo bipolare di tipo 1, di tipo 2 e ciclotimico. Io soffro di disturbo bipolare tipo 1, che è caratterizzato da gravi oscillazioni dell'umore, soprattutto in fase maniacale, ed è comunque caratterizzata anche da episodi depressivi. La causa del disturbo bipolare della malattia è senz'altro biologica. Il fattore scatenante può essere senza alcun dubbio un trauma. Nel mio caso, il trauma è stato subire un intervento chirurgico. Da quel momento in poi ho iniziato a stare male. Il primo episodio risale al 2014 e lì è arrivato il primo episodio di euforia. Mi sono accorta di stare male proprio quando poi è arrivata la depressione, che non era assolutamente tipica nel mio modo di vivere. Sono comunque una persona solare, quindi mai mi era successo di avere dei momenti così giù. All'inizio non mi rendevo conto di quello che stava succedendo. Grazie ai miei amici sono stata, diciamo, indirizzata verso questa possibilità. Inizialmente avevo chiesto aiuto a delle psicoterapeute. Poi dopo 2 anni ho deciso di andare da un medico psichiatra che appunto mi ha diagnosticato la malattia. Però purtroppo non è così immediato, anzi quasi sempre chi soffre di questo disturbo non viene subito diagnosticato perché si imputano ai sintomi altri mille motivi, soprattutto perché si è in fase, insomma, cioè in fase giovanile, quindi certi comportamenti possono essere attribuiti alla giovane età. Io ho avuto sempre più fasi maniacali che fasi depressive. Cosa sono le fasi maniacali? Si tratta di un'euforia esagerata, un'ipersessualità, una logorrea, cioè spropositata, non riesci a smettere di parlare e soprattutto ti credi davvero di essere Dio. E questo porta a dei comportamenti davvero esasperanti, come ad esempio guidare a 200 all'ora con la macchina, oppure spendere tutti i soldi che hai. E questo poi può essere davvero dannoso per la tua vita, perché così come la depressione può essere invalidante, altrettanto l'euforia lo è. Anzi, è molto peggio perché in depressione ti rendi conto che stai male, mentre in euforia passa mai per la testa che davvero hai un problema. Oggi convivere col disturbo bipolare non è invalidante. Mi curo tutti i giorni, prendo delle pastiglie tutti i giorni, che parliamo di stabilizzatori dell'umore e antipsicotici. Mensilmente vado dal mio medico psichiatra e soprattutto seguo una terapia psicologica. Nonostante i farmaci, nonostante la terapia psicologica, bisogna ricordare che il disturbo bipolare te lo porti dietro tutta la vita. È una malattia cronica, quindi non svanisce, non va via da sola. Mi succede ancora, così come l'ultimo episodio a dicembre, di stare male. Ovviamente gli episodi sono molto più contenuti, se ci sono dei fattori scatenanti, che può essere molto stress, può essere un lutto, può essere qualsiasi cosa, anche un evento felice può scatenare una crisi. Ad esempio è successo per un determinato periodo al lavoro che venivo spesso cambiata di mansione. Questi continui cambiamenti mi hanno fatto venire una crisi euforica, quindi poi ho dovuto dire al mio capo che non era più il caso di essere cambiata continuamente di mansione, perché questa cosa mi creava davvero dei seri problemi, però da fuori è davvero impossibile poterlo capire se non viene spiegato, mentre se ho un problema fisico e non posso salire le scale, non c'è bisogno che io te lo dica. Credo che di malattie mentali se ne parli davvero, davvero poco, soprattutto nel mio caso del disturbo bipolare. Bisognerebbe parlarne molto di più nelle scuole, soprattutto negli ultimi anni di scuola, il quarto e il quinto superiore, perché è una malattia che si manifesta dai 18 anni più o meno in poi. Quindi parlarne proprio in quella fascia lì, far capire ai ragazzi che è appunto una malattia come tutti gli altri, quindi al primo sintomo, al primo oddio, forse sto male, poter essere aiutati, poter essere capiti,
fa davvero la differenza.